150 anni fa a Firenze si riunirono nell'Italia appena unificata le società operaie, le prime società operaie, e la cosa che colpisce andando a rileggere i verbali di quell'importante congresso è che ci fu una discussione che divise un po' la platea, anche se poi uscì maggioritaria una linea, che era quella che diceva che le società operaie non dovevano occuparsi solo di mutuo soccorso, ma anche di tutte le questioni politiche che riguardavano il Paese. Quindi qual è il senso di fare questa iniziativa oggi? È il senso di ribadire un ruolo politico del sindacato, che ovviamente è un soggetto che, di tutela individuale e collettiva, ma anche un soggetto che mai come in questo momento deve occuparsi anche dei problemi più ampi e più generali del Paese. E noi abbiamo voluto fare questa iniziativa che si svolge in tutta la Toscana, oggi in tutte le province della Toscana si sta svolgendo iniziative come questa, farlo in un luogo simbolo per il nostro territorio che sono i cantieri di Pisa, e noi stasera daremo dei riconoscimenti agli iscritti più longevi, non più anziani, più longevi e più giovani della CGIL, e daremo però riconoscimento anche ai lavoratori e alle lavoratrici delle due vertenze simbolo di questi mesi a Pisa, che sono quelle dei cantieri di Pisa e di Transitalia. Negli ultimi giorni la CGIL ha lanciato un allarme ulteriore rispetto alle dichiarazioni di Galantini sulle concessioni demaniali. Cosa chiedete oggi alle istituzioni locali? Beh, noi diciamo che veramente da questo punto di vista è arrivato il momento di dare un indirizzo forte e netto. Insomma, noi in questi mesi abbiamo avuto qui all'interno di questi cantieri anche momenti fortemente simbolici come il Consiglio Comunale e Provinciale. Ora però c'è da fare qualcosa di concreto che ha la portata, perché la Navicelli, che è quella società che dà le concessioni, è una società che è di proprietà del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio. Noi in questi mesi abbiamo avuto sempre questa forte vicinanza e solidarietà ai lavoratori da parte delle istituzioni, che si interrogavano sul cosa potevano fare, e noi crediamo che oggi noi abbiamo detto con chiarezza cosa possono fare le istituzioni. Rimettere mano alla questione delle concessioni significa anche evitare che il liquidatore possa fare dei colpi di mano, perché se si vincola l'assegnazione delle concessioni non solo allo svolgimento dell'attività produttiva, ma si vincola anche, come dire, all'elemento di garanzia che è dato dall'accordo con il sindacato, noi pensiamo che questo metta anche le istituzioni al riparo da qualunque ipotesi speculativa. Quindi noi ci aspettiamo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma il più presto possibile, ci sia un pronunciamento chiaro e forte di Comune e Provincia su questa questione. Qual è la situazione attuale delle concessioni su quest'area? C'è una concessione rilasciata a un imprenditore che oggi non esercita impresa qui, poi una parte del canone di concessione va alla società dei Navicelli di Pisa, che come si sa è composta per tre parti uguali da Comune, Provincia e Camera di Commercio. Questo problema emerse anche quando cominciamo a discutere con Barducci. Noi ci riservammo di fare un approfondimento e di dare una risposta. Per parte sua la società Navicelli, anche con un parere legale, ha confermato per parte sua la validità della concessione in atto. Io credo che le istituzioni locali, quelle che poi sono proprietarie della società, debbano fare un'analisi molto attenta e valutare, qualora arrivi un'offerta positiva, insomma, trasmettere a Galantini una disponibilità anche a rivedere questo regime di concessione. Naturalmente si può fare quello che è consentito di fare dalla legge, ecco, su questo la vicenda è molto delicata, ecco, non è facile, però credo che almeno quanto a volontà politica non ci sia dubbio che tutto viene dopo la priorità di rifar partire l'attività produttiva. Il sindacato propone di vincolare la concessione demaniale a un profilo industriale, un accordo col sindacato. Lei pensa che possa essere introdotta una simile regolamentazione nel caso dei cantieri di Pisa per salvaguardarli? Ma francamente non so se è possibile, direi che è auspicabile, direi che questa verifica va fatta, e io proporrò un'iniziativa che credo condividerà anche
il presidente Pieroni, cioè di fare un tavolo che sia anche un tavolo di chiarimento con la società Navicelli, che si è assunta le sue responsabilità nel tempo, dando la concessione e poi anche motivandola col parere che dicevo, per chiarire anche questi aspetti. Qual è il valore per la CGIL a livello toscano di questa vertenza? Ma questa, insieme ad altre, ma per questo territorio, è la vertenza. È la vertenza perché delle persone che non portano nessuna responsabilità, che hanno sempre fatto il loro dovere fino in fondo, sono state un'eccellenza sul piano nazionale e internazionale, oggi pagano scelte sbagliate di altri e non c'è nessuno che sta cercando di compensare il danno che è stato fatto a queste persone. La richiesta è quella di un profilo industriale e non di un soggetto speculativo. Qual è la differenza per un sindacato come la CGIL tra questi due soggetti? Ma la differenza è enorme. Nel primo caso si pensa di generare qualcosa che duri nel tempo, il valore del lavoro. Nel secondo caso si cercano di fare dei soldi e poi si lascia le persone nella disperazione.